E benvenuti amici di Heavy Metal Webzine. Questa è la nuova versione dello show serale della nostra fantastica Webzine. Parleremo di, come avete visto, di Alan Parsons Project. E questo qui è una versione talk show. Quindi parleremo in questo caso di una band, ma questo format è aperto a parlare di musica, a parlare di musica e letteratura e qualsiasi altra cosa che possa essere ritenuta dalla redazione molto interessante per passare una serata e raccontarcela. Vi presento subito l'ospite principale della serata che è Francesco Ferrua. Ciao Francesco! Ciao Fabio, un saluto a te, a tutti gli amici delle Vital Webzine e tutti quelli che ci ascoltano. Ciao! Allora, cosa possiamo dire? Iniziamo subito, stavo parlando prima introducendo talk show nuovo per Heavy Metal Webzine e parliamo della mia band preferita. Ho voluto iniziare giocando in forte, come si dice, giocando in casa, e quindi parliamo di Alan Parsons Project. Francesco Ferrua, per chi non lo sapesse, è uno scrittore di ben due libri, e questo ragazzi è un Guinness dei primati sul project. Il primo è L'occhio nel cielo, dopo lo faremo vedere meglio. Naturalmente il vostro Fabio l'ha acquistato, non c'era neanche bisogno di dirlo. E poi c'è Sul viale dell'ammoniaca, di cui parleremo più tardi. Intanto abbiamo visto che Francesco è il nostro super ospite della serata e il super esperto. Allora, Francesco, parliamo subito. Alan Parsons Project, la Genesi, come nascono? Allora, la Parsons Project è una band, se band possiamo definirla, molto particolare, poi vedremo il perché. E nasce dall'incontro di due persone, dalle caratteristiche, dalle personalità e dalle capacità molto differenti uno dall'altro, ovvero Eric Woolfson e Alan Parsons. Diciamo che per la prima volta nel 1972 avevano già una storia discretamente lunga alle spalle, una certa esperienza, ognuno nel proprio settore musicale. Eric Woolfson in quello di compositore, era stato, diciamo, entrato nelle grazie del manager Andrew Luke Oldham dei Rolling Stones e aveva iniziato a comporre come ghostwriter tantissimi brani, oltre un centinaio, dalla metà degli anni 60 fino ai primi anni 70, che venivano coverizzati, interpretati da artisti inglesi, anche francesi, anche piuttosto famosi, tipo Marianne Faithfull o i Tremeloes. E aveva anche provato ad avviare una carriera da manager e produttore, però senza particolare successo. Dal canto suo, Alan Parsons invece aveva iniziato l'esperienza come tecnico del suono a fianco dei Beatles, per poi passare a nomi di prestigio anche come i Pink Floyd, gli Hollies, ma tantissimi altri. Nel 72, quando si incontrano, quindi entrambi hanno un bagaglio di esperienze molto definito e preciso, e permetteranno ai due, fondendosi, poi se vogliamo approfondire vedremo come, di ognuno andare a colmare le lacune musicali dell'altro e creare nell'insieme un vero progetto musicale a 360 gradi capace di fare meraviglie, come tutti noi sappiamo. Benissimo, benissimo. Visto che questo qui è un talk show molto, come abbiamo deciso io e Francesco, molto libero e molto, come si dice, live, nel pieno senso della parola al 100%, noi prima di tutto salutiamo i ragazzi che sono già, ragazzi e ragazze che sono già collegati e naturalmente invitiamo a fare domande o richieste di qualsiasi tipo no, sui commenti come si dice, del video e li manderemo in diretta. Allora, Francesco, partiamo da che cosa secondo te? Io vorrei partire da abbiamo detto l'incontro Alan Parsons e Eric Woolfson, la nascita del project. Gli anni erano, diciamo, anni interessanti per un progetto di quel tipo, che è iniziato come un prog rock, diciamo, poi si è evoluto
verso magari quello che si chiama art rock o comunque un pop rock molto, come si dice, molto elaborato, molto particolare. Partiamo dal presupposto, perché la scelta del concept, cioè cosa porta Alan Parsons e Derek Woolfson a scegliere la forma concept per fare i loro album? Sì, io farei anche un attimino un passo indietro per comprendere in maniera più precisa come è nato il progetto. Nel senso che quando loro si unirono per fare il primo album, era il 1974 quando si incontrarono e iniziarono a discutere di questo progetto, basato sui racconti, come sappiamo, di Edgar Allan Poe, e nessuno dei due avrebbe mai pensato, neanche nei loro più grandi sogni, di poter realizzare una serie di album e di poter, bravo quello, e di Grazie. poter diventare un nome di prestigio nella scena musicale. Il loro avrebbe dovuto essere un unico album, un unico progetto, tant'è vero che di Alan Parsons Project, come identificativo della band, non avrebbe neanche dovuto esistere. Loro credevano di chiamare Tales of Mystery and Imagination, Edgar Allan Poe, e magari scrivere Produced by Alan Parsons. Anche perché erano stati messi a contratto dalla 20th Century Records di Russ Regan soltanto per un disco. Quindi a loro sembrava già un miracolo pubblicare quel disco, non avrebbero mai pensato che ci sarebbe stato un seguito. Fu la casa discografica a imporre che ci fosse però un nominativo artistico, altrimenti sarebbe uscito come una sorta di collettivo, artisti vari. E allora, siccome quello di Alan Parsons era il nome più famoso tra quello di si occupava anche di management, quindi voleva rimanere un po' in disparte, un po' indietro, e soprattutto anche perché durante le fasi di lavorazione tutti si riferivano a quell'opera come al progetto Alan Parsons, perché lui come produttore ingegnere era, diciamo, il capitano della nave. Va da sé che sembrava il termine più ovvio, più appropriato. Quando l'etichetta discografica lo propose, loro lo accettarono, credendo che comunque sarebbe rimasto un solo album e non ci sarebbe stato un seguito. Eric era stato lui ad avere l'idea di già molti anni prima, addirittura sul finire degli anni 60, di scrivere delle canzoni basate su Edgar Allan Poe. E la cosa, la scintilla che fece scoccare quest'idea aveva una doppia valenza. Da i racconti, le poesie di Poe, e anche per la vita privata personale di Poe, che in parte era uno specchio dei suoi racconti e viceversa. Dall'altra, proprio perché Eric si occupava anche di management, e Eric aveva notato, gli era stato fatto notare a un corso, come nessun film basato su Edgar Allan Poe avesse mai perso denaro, avevano sempre avuto successo ai botteghini. Allora lui pensò: se tutti i film hanno avuto successo, avrà successo commerciale anche un disco basato su Poe. Così aveva già iniziato a tirare giù dei demo insieme ai membri dei Tremeloz, una band inglese con la quale aveva collaborato nei primi anni 70. Però non era soddisfatto di quei demo, e solo con l'incontro di Alan e avendo visto le sue grandi messe in luce grazie a un album come The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, Eric pensò che mettendo insieme le capacità su tutto, finalmente dare forma ai suoi demo in maniera diciamo concreta, efficace, e diciamo di Alan nel farcire il tutto con inserti musicali, effetti sonori, hanno creato quella meraviglia di a cavallo tra rock, il pop e il progressive che Tales of Mystery and Imagination, pubblicato nel 76. Quindi l'idea del concept album nasce da questa passione di Eric per Poe, e poi si svilupperò quando, grazie al successo di Tales of Mystery and Imagination, vengono messe a contratto con l'Arista Records, da poco fondata, di Clive Davis, e
Allora loro dicono, Eric pensa, se il primo album l'abbiamo basato sui racconti di Poe, potremmo basarlo sui racconti di Asimov, visto che anche Poe era stato un po' visto come il padre della fantascienza, come l'inizio della science fiction. E quindi nasce iRobot nel 77. Alan, da parte sua, aveva proposto di ispirarsi alla macchina del tempo di Wells, ma Eric evidentemente non nutriva grande interesse verso quel racconto e non si sentiva ispirato a trattare di viaggi nel tempo. Così nasce iRobot. Se qualcuno ha domande, curiosità, osservazioni, come Fabio io sono più che contento di, più che parlare a ruota libera, rispondere alle vostre considerazioni, alle vostre domande. Quindi invito tutti a scrivere. Abbiamo infatti, Francesco, abbiamo Maximum Dumicus, che io lo dico sempre male, questa però ne parliamo dopo, ok Francesco? Tienitela, segnatela, che me l'ho segnata anch'io, su Sirius, che è diventata la famosa intro dei Chicago Bulls. Va bene. Tra l'altro solo dei Chicago Bulls dell'era Jordan, perché poi dopo, da quello che so, venne poi tolta. L'anno scorso l'ho risentita, sì. Probabilmente sono tornati al... Però questa ne parliamo quando arriviamo a parlare di Eye in the Sky. Cosa dici? Ce la puntiamo. Intanto salutiamo Max. Sì, va bene. Per tornare al primo album, che devo dirti la verità, io so, se non mi ricordo male, che è il tuo album preferito, o sbaglio? Sì. Mentre invece è il mio album meno preferito. Quindi tra tutti? Tra tutti, devo dirti la verità. Non ho mai capito perché. Comunque è quello che veramente mi piace di meno. Cioè non è che non mi piace, mi piace di meno. Ma comunque veniamo a bomba, torniamo a The Tales of Mystery Imagination, di cui tra l'altro dietro la mia schiena, dall'altra parte, vedete l'edizione in vinile prima, aiutami Francesco che mi sono perso, prima edizione, prima copertina. Mentre invece questa è la seconda, giusto, mi confermi, giusto? Devo purtroppo contraddirti. È il contrario? No, nel senso, la copertina verde che hai mostrato, che anche il CD, è quella dell'edizione originale, poi riusata con però il logo della mummia al centro per la riedizione dell'87. In verità, quello che hai tu dietro è sì del 76, ma non è una delle prime copie, perché le prime stampe erano verdi e bianche in Italia. E quella lì è una riedizione sempre del 76 o 77, però non è una prima edizione. Sì, no, volevo solo far vedere la differenza, che è l'unico, poi se non sbaglio, che ha una differente copertina, vero? Sì, che io ricordi. Sì, sostanzialmente sì. E Mattia, torniamo al commento, che noi siamo partiti, abbiamo lasciato lì il commento, The Raven, pezzo meraviglioso, su quello sono d'accordo anch'io, e ringraziamo Mattia. Tra l'altro, come cita il booklet, se non mi ricordo male, il primo a utilizzare il vocoder. Alle volte sui booklet la sparano un po' grossa, è uno dei primi esempi in ampia scala, cioè usato in maniera intensiva ad usare vocoder. In verità non è il primissimo. Invece voglio così sottolinearlo a livello storico, è il primo brano ad essere stato registrato, quindi è il brano che ha fatto nascere proprio il project, sul quale Eric aveva già fatto dei demo e fu registrato, contrariamente agli altri, al Mama Joe Studios di Hollywood, negli studi di registrazione degli Ambrosia, mentre gli altri poi sono stati registrati agli Abbey Road. Questa è una particolarità di The Raven. Bene. Ok. Direi che se non ci sono commenti, magari possiamo passare ai robot.
Possiamo passare ai robot che abbiamo fatto vedere, quindi disco, secondo disco degli Alan Parsons, qui andiamo nella fantascienza, giusto? Parliamo del conflitto uomo-macchina, ma non, se non mi ricordo male, come ho letto sul tuo libro, non nella piena ottica esimoviana, cioè delle tre leggi, giusto? Ma Assolutamente, in in modo modo particolare. diametralmente opposto. Esatto. Come sappiamo, come sanno chi ha letto Asimov, diciamo tutta la sua, la sua collana legato ai robot si basa sulle tre leggi della robotica, dove sostanzialmente un robot mai avrebbe fatto del male al creatore, agli uomini. Invece, visto che Eric, il quale ebbe anche una chiacchierata telefonica con Asimov in persona, si sentì però purtroppo negare i diritti ad usare il titolo del libro I Robot, scritto con la virgola. Tant'è vero che il disco del progetto si chiama I Robot senza virgola. Purtroppo Asimov aveva già ceduto i diritti a malincuore perché sarebbe stato contento, racconta Eric, di vedere il suo racconto trasformato, tradotto in musica. E aveva già ceduto i diritti a una serie televisiva, per cui non poteva ricederli. E a quel punto lì Eric coglie la palla al balzo e decide di non solo togliere la virgola dal titolo, ma ribaltare la filosofia. Quindi il robot del disco, del project, è un robot che invece è creato dall'uomo, porterà l'uomo alla sua distruzione e a una nuova genesi. Curioso come, non so se ci avete mai fatto caso, l'ultimo brano, lo strumentale, Genesis capitolo 1, versetto 32, se penso che molti di voi, molti ascoltatori, avranno fatto come me, saranno andati a prendersi la Bibbia, la Genesi, e a guardare di cosa parlava il famigerato capitolo 32, per accorgersi che la Genesi finiva al capitolo 31, al versetto 32. Aspetta. E quindi poi anche nel mio libro riporto dei passi di intervista dove Alan spiega come è stato un gioco proprio per prendere, diciamo, un po' in giro e stimolare la curiosità dell'ascoltatore e al di là di quello per diciamo suggerire una seconda Genesi, un ulteriore capitolo della Genesi dove probabilmente si intendeva che il robot avrebbe preso il possesso della terra e quindi avrebbe sopraffatto l'umanità. Io però che nel mio secondo libro ho cercato per quanto possibile di approfondire anche i secondi piani di lettura dei quali Eric amava farcire i suoi testi, in I Robot colgo un forte connotato che non è solo legato al rapporto uomo-robot, dove l'uomo è visto come creatore del robot, ma in maniera specchiata, secondo me è un album che parla anche molto del rapporto Dio-uomo, dove Dio, secondo la religione, è il creatore dell'uomo. E ci sono varie metafore, secondo me, in quest'album, vari paralleli, dove sembra che più che parlare dei robot, o non solo dei robot, si parli anche dell'uomo e di come noi uomini alle volte ci comportiamo in maniera robotica, rispondiamo a degli schemi precostituiti. Adesso non ci vorrebbero delle puntate specifiche su ogni album, secondo me, perché sennò il tempo stringe. Comunque, i robot ha un grande successo commerciale, decisamente più alto di Tales. E soprattutto esce in un periodo fortunatissimo, perché quando l'album esce nei dischi, in contemporanea praticamente esce nelle sale cinematografiche Star Wars, tutti parlavano di robot, tutti parlavano di fantascienza e di futuro, e l'album riceve una grandissima spinta commerciale che consacra, soprattutto negli Stati Uniti, le vendite dell'Alan Parsons Project. E quindi gli garantisce il futuro, gli garantisce il futuro. Ed è un bene, visto la qualità degli album che si sono susseguiti, è un bene che sia stato il lancio fortunato insieme. Poi bisognerebbe capire quanto fortunato e quanto magari, nel senso, magari anche un po' cercato come date di uscita, però
Però vabbè, comunque è bellissima curiosità. Io torno un attimo a parlare dei libri, visto che li abbiamo citati, perché L'occhio nel cielo vi racconta tutta la storia degli Alan Parsons Project ed è, ragazzi, adesso io non c'entro mai la telecamera, è un signor malloppone, quindi ve lo potete leggere, godere, girare completamente e trovate tutte veramente le curiosità sul project, mentre sul viale dell'ammoniaca sono i testi commentati da Francesco, come diceva, su più piani di lettura, quindi sia la traduzione, come per dire, classica, che le varie interpretazioni che si sottendono dietro i testi di Eric Woolfson, che ricordiamo, come Francesco ha detto prima, che Eric Woolfson amava molto creare dei testi che avessero più piani di lettura e comunque più interpretazioni. Francesco, potremmo andare al terzo. A me piace dire che, diciamo, i due libri... Sì? Vai, no, dicevo solo, mi piace, diciamo, dire che i due libri, secondo me, si completano a vicenda, nel senso che in ognuno c'è un po' un piccolo su di quello che c'è nell'altro, perché comunque anche L'occhio nel cielo in minima parte tratta le tematiche così come in minima parte sul viale dell'ammoniaca include una traccia storica dell'evoluzione del project, però come hai detto il primo ha un taglio nettamente storico e anche discografico, viste le ricche appendici che ci sono, e il secondo invece ha un taglio concettuale, interpretativo e tematico, diciamo. È un cerca di scavare, per quanto difficile, nell'anima di Eric Woolfson, che, come forse non l'ho detto, molti forse non lo sanno, era il compositore unico delle liriche, dei testi, il principale, diciamo, fautore delle tematiche e anche manager di Alan, pianista, tastierista e il principale compositore. Questo non vuole togliere, diciamo, nulla al contributo dato da Alan al project, perché Alan, in qualità di produttore e ingegnere del suono, diciamo, trasformava in oro la materia grezza che toccava, grazie anche a tutti i musicisti, i turnisti che si sono susseguiti nel project. Appunto, quindi andiamo anche a quella tematica parliamo di Alan Parsons. Alan Parsons, che comunque ha dato un'impronta a questi dischi che è fantastica ancora oggi, cioè a mio parere, se tu prendi un disco degli Alan Parsons oggi, suona perfetto e suona benissimo, nonostante siano passati tantissimi anni. Altri dischi dell'epoca non sono invecchiati così bene, secondo me. Sono d'accordo con te, e stessa osservazione si può fare sulla stragrande maggioranza degli album che Alan ha prodotto e registrato per altri. Metti Year of the Cat di Al Stewart, album di John Miles, dei Cockney Rebel, gli Ambrosia. Ci sono tantissimi album che Alan ha prodotto e registrato che, ascoltati ancora oggi, suonano molto, molto, molto bene, che sono invecchiati bene e che reggono il confronto coi tempi. Perfetto. Io direi, Francesco, di andare al terzo album e poi facciamo il primo inciso della serata, la prima chicca della serata. Bene. Il terzo album, Pyramid, è un album che avrebbe dovuto, nelle iniziali intenzioni, soprattutto di Eric, trattare di stregoneria, di magia, e in questo filone tematico le piramidi, il potere delle piramidi, che soprattutto nel finire degli anni 70 si pensava avesse la semplice forma piramidale con certe proporzioni geometriche, e ha dovuto essere uno dei temi trattati dall'album, ispirato alla stregoneria, alla magia. E poi, man mano, durante la composizione, loro si resero conto che era già un tema forte di per sé e deciso di concentrare tutto l'album
sui poteri delle piramidi, e anche qui dando comunque un'interpretazione particolare a quella che, quindi affrontando anche il tema della, diciamo, di una, del passaggio del tempo, delle, della salita, della discesa delle ere, delle popolazioni, dello stesso essere umano su questa terra, quindi anche qui più piani di lettura. E un album che secondo me è molto sottovalutato, nel senso che secondo me è uno tra i migliori dischi del Project, ha una varietà musicale e compositiva straordinaria, è bellissima anche la grafica di copertina, anche l'interno copertina, e presenta tanti, tanti ospiti come tutti gli album del Project, perché ricordiamo che proprio perché il Project era nato come un progetto. E un'altra cosa particolare, che scusami l'inciso, è il fatto che il Project non faceva concerti e non gli interessava fare concerti, poi magari l'approfondiamo dopo questo dettaglio se vogliamo, si poteva permettere il lusso di affidare, oltre che le parti strumentali, soprattutto le parti vocali, canzone per canzone, a un differente vocalist, a quello che loro ritenevano essere il più adeguato come timbrica, come colore vocale, eccetera, a quel brano. Questo è uno dei motivi, dei vari motivi per cui, secondo me, secondo tanti, la musica del Project raggiunge la perfezione, rasenta la perfezione, perché comunque loro non si trovavano costretti ad affidare a un cantante un certo brano, sempre allo stesso cantante tutti i brani, o agli stessi musicisti. Quindi sceglievano il meglio per quel rispettivo brano. E in Pyramide ci sono, come già nei precedenti album, un Lenny Zakatek che a partire da I Robot diventa uno dei vocalisti che dà al Project una certa timbrica molto soul, molto calda, usata infatti per i brani più dinamici. Ci sono John Miles, entra per la prima volta Colin Blunston, confermato David Paton, Dean Ford, ci sono tanti vocalist che si susseguono in quest'album, che ha anche delle orchestrazioni, citiamo anche il grandissimo Andrew Powell tra i vari componenti chiave del Project, quale direttore orchestrale, arrangiatore, e capace di dare il suo tocco a tanti brani epici della Parsons Project. E tu hai citato Lenny Zakatek, quindi a caso. Non credo. Allora, visto con i potenti mezzi che ci danno le tecnologie moderne, possiamo dire che Francesco è stato così gentile da chiedere a Lenny se ci faceva un salutino. E allora noi adesso ve lo facciamo vedere con i potenti mezzi della mia banda, speriamo bene, e lo facciamo partire. Yes, this is Lenny Zakatek. A big, big hello to all my friends in Italy. I really hope to see you. It's been a year or more. It's been really tough mentally for most people. So I hope to see you guys end of 2001, and maybe with a bit of luck, 2022. A big hello to the heavy metal web scene, and thank you for having me on the show. Take care, God bless. Piccola sorpresa. Piccola sorpresa per i ragazzi. Lenny è sempre gentilissimo e straordinario, non solo con me, ma con tutti i fan italiani. Ha stretto negli anni, poi in futuro avrò modo magari di raccontare perché e come, ma ha stretto un ottimo rapporto con i suoi fan italiani. Ed è una persona molto generosa. E qui mandano i cuoricini dal pubblico. Ci sono delle domande, devo dire la verità, però non siamo ancora arrivati al momento di farle, di parlarne, anche se potresti dirmi qual è il prossimo album, che vedrai che io lo sbaglio sempre. No, dopo Pyramid, che ci provo, 78, ci provo. Provaci. Bravissimo.
Grazie, no, ce l'ho fatta, sempre il dubbio. 1979, il Project sfornava un album all'anno, anche grazie al fatto che non faceva live e quindi poteva permettersi mesi e mesi spesi in studio di registrazione per cercare la perfezione sonora e qualche mese per promuovere l'album appena pubblicato, ma poi ritornavano già subito in studio per registrare il successivo. Eve è un album della discordia, vogliamo dire così, perché alcuni fan lo odiano, alcuni fan lo amano, altri lo ritengono mediocre. E per me personalmente è un grande album, pur essendo differente dai precedenti. I tre precedenti album avevano una matrice ancora fortemente progressive pop. E a me piace usare il termine che usa Alan stesso, che più che definire progressive rock, definisce progressive pop i suoi album. In effetti, secondo me, l'unico progressive rock è Tales of Mystery and Imagination. Già gli altri puntano molto, ma anche Tales in parte, puntano molto sulla melodia, una melodia però arrangiata, suonata e registrata, prodotta in una maniera talmente ricercata da dargli i connotati classici del progressive. E Eve è ancora più fortemente pop, ma secondo me è un album gioiello pop. L'ho riascoltato proprio tipo un mese fa su vinile, in cuffia, cosa che non facevo da tantissimo tempo e devo dire che l'ho riscoperto. È un album di canzoni, un album di canzoni, non ci sono, diciamo, grandi inserti, diciamo, orchestrali o strumentali particolarmente complessi, però ha delle sonorità veramente squisite, ancora oggi. Ed è anche l'album Eve che segna nella storia del Project, un cambio geografico perché. Mentre Alan ed Eric, appunto, londinesi, Eric, vabbè, veniva da Glasgow, però incidevano, abituati ad incidere agli Abbey Road Studios di Londra, dopo il successo di Pyramid, diciamo che hanno fatto parecchio successo anche commerciale, al punto che per, diciamo, evitare la tassazione del governo laburista di quegli anni, scappano. Come tantissimi altri artisti al Principato di Monaco. E in quegli anni lì, infatti, tantissimi hanno registrato da Kate Bush ai Pink Floyd, ai Queen, hanno registrato in Costa Azzurra, tutti per lo stesso motivo, scappare dal fisco. E così Alan ed Eric si trovano anche loro a Monaco. Infatti, la foto, se qualcuno di voi si è chiesto dov'è Ruelle de la Fonderie, che si vede la targa stradale nell'interno copertina del vinile di Yves. Bene, è nella città storica di Monte Carlo, dove Alan ed Eric abitavano. E quindi si trovano un po' in difficoltà a livello tecnico, vuoi perché non potevano collaborare con tutti i loro musicisti e vocalisti abituali, vuoi perché non erano agli Abbey Road Studios. E per la prima volta Yves segna l'ingresso in scuderia di quello che secondo me è un vocalista eccezionale che ha lasciato un marchio di fabbrica al Project da lì in avanti squisito, che è Chris Rainbow. Purtroppo già mancato alcuni anni fa, ma Chris Rainbow non va pensato soltanto come il cantante di alcune canzoni. Va pensato anche come il vocalista, il corista d'eccezione dietro a tantissime altre canzoni del progetto affidate ad altre voci e soprattutto dietro ai brani strumentali, tantissimi cori. Basta pensare a The Gold Bug, che sarà nell'album successivo, presenta delle stratificazioni sonore di Chris Rainbow squisite. Ci sono domande su Senti, Eve? Osservazioni, domande su Eve? io voglio dire una cosa su Yves. È il primo e unico disco con delle cantanti femminili. Bravo, giusta osservazione. Grazie. È l'unico, è una particolarità, ma è l'unica.
Sì, è l'unico. Diciamo che a livello operistico in iRobot c'è Hilary Western, la soprano, mi sembra che introduce lo strumentale, ma appunto è un cameo. Come dici te, è proprio l'unico album del progetto a contenere vocalist femminili. E d'altronde è un album che tratta delle donne, che tratta di Eva e del rapporto uomo-donna. A me piace, come l'ho intitolato nel mio libro, pensarlo come la partita a scacchi tra uomo e donna, perché in questo modo butto nel discorso anche gli scacchi, che mi direte cosa c'entrano? Gli scacchi c'entrano con The Sicilian Defense, che è un album fantasma, chiamiamolo così, registrato in parallelo a Yves, e sempre appunto in Francia, e che è rimasto nel cassetto per tantissimi anni, dal 79 al 2014, pensa te. E poi, se vuoi, approfondiremo le motivazioni, ma è stata una mossa strategica di Eric, mettiamola così. Esatto, a proposito, Ivan Gaudenzi aveva fatto questa domanda, cioè domanda, aveva trovato la curiosità del Sicilian Defense, prende il nome da una mossa di scacchi, che era anche la strategia del gruppo per uscire dal contatto discografico nel 79. Il disco venne registrato per obblighi contrattuali, ma senza intenzione di pubblicarlo, da bozze strumentali, invece tu mi dici che era quasi abbastanza fatto. Stesso passo nel pubblicarlo ha detto un lavoro interessante, ma non di certo il nostro migliore. Voi cosa pensate in generale dei lavori più recenti? Ne parliamo dopo Sì, del posso solo fare post-project. un'osservazione, Dimmi, dimmi. giustissima questa osservazione dell'amico che ci segue. E diciamo che Eric, messo sotto, che ricordiamo era sempre il manager del progetto, il manager di Alan, quindi era lui che teneva i contatti con le etichette discografiche e la promozione, diciamo, voleva ricontrattare in qualche modo i termini del contratto. Loro dovevano consegnare un tot numero di album entro un certo periodo. Eric disse: va bene, ci mettete fretta, ci mettete con le spalle al muro, noi vi presentiamo un altro album entro i termini che ci avete dato. Ed era Sicilian Defense, che era giustamente un abbozzo registrato in 3 giorni, soltanto piano, tastiere, poi vabbè, qualche scarto di suoni orchestrali, cose, però non cantato. E ovviamente l'Arista Records lo rifiuta, dicendolo che non era pubblicabile, e questo per me, il rifiuto dell'album presentato permette ad Eric di ricontrattare il contratto, come dire, voi, vabbè, io l'album ve l'ho dato, voi non lo accettate, a questo punto riparliamone. E questo, poi non conosciamo i dettagli della contrattazione, ma se il progetto ancora ha pubblicato parecchi album da lì in avanti, sempre per l'Arista Records, sicuramente una quadra, un accordo è stato trovato. E il titolo è proprio giustamente, come osservava l'amico, La difesa siciliana è una serie di mosse di scacchi che sacrifica, mettiamola così in maniera povera, sacrifica delle pedine all'inizio per poi ottenere un grosso guadagno dopo. Esattamente quello che pare abbia fatto Eric con Sì, l'Arista Records. ha sacrificato dei pezzi non finiti per avere un guadagno della ricontrattazione. Nulla è lasciato al caso nel progetto, tutto si lega, tutto si combina, tutto pare avere un perché. Intanto era un commento di Alessio Perardi che saluto e abbraccio. La macchina umana per i cori si riferisce A Chris Rainbow. a Chris Rambo, scusa, A Chris Rainbow. Alessio, che abbiamo. ciao Alessio, ciao. E Alessio sì, ci segue molto anche lui il progetto. Ma sicuramente Alan ed Eric lo chiamavano One Man Beach Boys, cioè il Beach Boys fatto a persona, nel senso che da solo era capace di fare tutte le stratificazioni sonore classiche dei Beach Boys. Alan racconta che in studio gli diceva: quante piste ho a disposizione? Alan, faccio un esempio, gli diceva: hai 12 piste, va bene. E lui partiva, faceva
12 scale vocali su tonalità differenti che riuscivano a mischiarsi, era straordinario. Alcune tracce isolate che si trovano come bonus track nelle expanded edition di questi ultimi anni del project dimostrano proprio questo. Allora mi dici di andare a recuperarle? C'ho già i vinili, c'ho i CD e le spalle. Cosa faccio? Compro? Io direi compri, poi... Che faccio? Compro, come si dice? Allora, io volevo fermarmi un attimo dal racconto degli album per introdurre la seconda chicca della serata, perché sopra se l'ora si fa troppo tarda, poi magari non va bene. Ecco, Alessio che mi scrive, tanto scusate, compra, sì, dici bene te, compra, va bene, dopo parleremo. Allora, parliamo di come Francesco ha scoperto gli Alan Parsons. Allora, l'Alan Parsons Project l'ho scoperto, diciamo, per caso, all'età di 14 anni. In casa mia si era ovviamente sempre ascoltata musica, mio padre e anche mio zio suonavano la chitarra semplicemente per passione, quindi la musica, diciamo, in generale ce l'avevo nel sangue, ma non il genere progressive rock, non il genere del Project. Non c'era un disco del Project in casa. Poi, combinazione, una volta entra, non sto a raccontare i dettagli, ma entra in casa Testo Mystery and Imagination, per puro caso, lo ascolto e rimango letteralmente folgorato. Avevo 14 anni e facevo terza media e io non avevo mai ascoltato un album cinematico capace di creare immagini per la mente. Era come vedere un film ad occhi chiusi, grazie appunto agli effetti sonori, il tuono, il temporale, ma anche le sonorità stesse riuscivano a creare uno scenario per i racconti. Da lì ovviamente nessuno dei miei compagni di scuola ne sapeva nulla, erano i tempi, era il 92, in cui internet era ancora una cosa per pochissimi. Fino praticamente al 96, fino a 16 anni, ho fatto un'enorme fatica a trovare informazioni. Chi poteva darmi qualche informazione erano magari gli amici o i colleghi di mio padre, quindi una generazione avanti alla mia, e io mi trovavo anche bonariamente, simpaticamente, deriso un po' nei primi anni delle scuole superiori, però in maniera sempre simpatica. E comunque venivo visto come quello che ascoltava quella musica strana, no? Però sono andato sempre per la mia strada, convinto dei miei gusti, delle mie passioni, e poi così, a piccola, diciamo, soddisfazione personale, quando è uscito il mio primo libro, combinazione, abbiamo fatto poco dopo una cena di classe, tutti i miei compagni delle superiori interessati a chiedermi informazioni, quindi è stata una bella rivincita. Io più o meno in quegli anni, secondo me se non era il 92 era il 94, mio zio faceva delle cassette, delle audiocassette, sai, con varie canzoni magari tirate giù da dischi o di qua o passate da quello e altro, e sono entrato in contatto solo con gli strumentali, devo dire la verità. Quindi c'era Mamma Gamma, Hyper Gamma Spaces e forse Sirius. Da quelle tre mi sono incuriosito e ho cominciato a comprare i dischi, ma come dici tu, ai tempi non c'era la fortuna che secondo me hanno tutti adesso, ma soprattutto i giovani di adesso, di dire, boh, c'è questa band, vado ad ascoltare, o Wikipedia, posso capire qualcosa di quello che hanno fatto, quanti dischi hanno fatto, e non c'era niente. Quindi io cosa facevo? Andavo da Ricordi e quando avevo la paghetta, mano a mano compravo un disco diverso, ma basandomi quasi praticamente sulle copertine, con l'idea comunque di acquistarli tutti. Non ho fatto un ragionamento, devo dirti la verità, sull'anno, perché tutte le volte non c'era naturalmente tutta la discografia nel negozio, c'era magari quelli più vicini come annata o quelli magari più, i più grandi successi, e quindi mano a mano sono riuscito ad acquistarli tutti.
Ma appunto parliamo di giovani e quindi andiamo all'ospite della serata, purtroppo solo in audio perché ha avuto dei problemi video, e parliamo di come un giovane d'oggi che ama gli Alan Parsons Project si trova e com'è per lui l'esperienza. Quindi salutiamo Federico. Ciao Federico, ci senti? Ciao, ciao a tutti, sì, mi Ciao, sento, ciao sì. Federico, ciao. Ciao. So che hai problemi video, fa pazienza, cercheremo di recuperare magari anche la prossima volta il video. Allora, stavamo parlando delle esperienze mie e Francesco quando abbiamo scoperto il project. E adesso vogliamo capire come tu hai scoperto il project. E tutto, dai, raccontaci. Ok, io in pratica il progetto ho iniziato a conoscerlo grazie principalmente a mio padre, che ho avuto la fortuna di avere mio padre, che appunto ha tutti i 10 album a casa, più Try Anything Once e Freudiana in cassetta. E mi ricordo che fin da piccolo, quando tornava a casa da scherma, in macchina ascoltavamo, mi ricordo Stereotomy, mi ricordo Light of the World, mi ricordo In the Real World e mi ricordo Limelight. Quindi più o meno 8-9 anni, quando avevo più o meno 8-9 anni. Poi diciamo, ho lasciato da parte, tralasciato, e ormai da saranno 3, più o meno 4 anni, che ho iniziato a riappassionarmi molto, anche grazie ai libri di Francesco, a riappassionarmi al project. Comunque, essendo cresciuto, essendo più maturo, ho iniziato a capire veramente quanto lavoro, quanta tecnica dietro ai suoni, dietro ai testi, e dietro a tutto ci fosse gli Alan Parsons Project. E noi siamo contenti perché queste serate di talk show che facciamo su Heavy Metal Webs servono appunto non solo per l'hard rock e l'heavy metal in senso stretto, ma comunque anche per scoprire band storiche come per esempio gli Alan Parsons, che secondo me tutti dovrebbero almeno una volta nella vita provare ad ascoltare. E Federico, tocchiamo un tasto dolente che Francesco ha già toccato. E io ti posso dire che anch'io da giovane, come Francesco, ero l'unico della mia compagnia che ascoltava gli Alan Parsons. E tu ti va meglio? Come va da quel punto di Ma a vista? me onestamente va meglio, ho fortuna di non avere molti amici, ma quei pochi amici che ho sono veramente, veramente ottimi. Quindi diciamo che ho diciamo, quasi convinto, diciamo obbligato, ecco, la maggior parte di loro a ascoltare qualche loro canzone, e alcuni si sono innamorati, per esempio, di alcune canzoni, per esempio Let's Talk About Me. Se ne sono innamorati quasi tutti della mia compagnia. Quindi diciamo che ho anche, per esempio, insegnato al mio amico a suonarla, perché comunque piaceva molto. E sì, principalmente non ho avuto tanti problemi, però diciamo che inizialmente ero un po' quello che ascoltava musica strana, un po' anch'io come Tutti voi, però ascoltavo, uguali, mi dicevano la musica da vecchi, quindi e vabbè, lì stavo zitto, non mi è mai interessato fare, diciamo, dibattiti inutili. Federico, ti volevo fare una domanda. Immagino che tu magari, visto che comunque hai degli amici, avrai una vita, diciamo, sociale che ti porta ad ascoltare anche della musica moderna, diversa da quella che è strettamente legata ai tuoi gusti. Tu che sei fortunatamente per te più giovane di me di parecchio, credi che ci sia qualche rimando, qualche riferimento che al progetto nella musica attuale, nella scena attuale? Credi che diciamo, i musicisti giovani, giovanissimi di oggi guardino ancora al progetto così come alle altre band storiche, come dei maestri dei quali magari imparare qualche trucco del mestiere, o viene snobbata la musica del progetto? Allora, secondo me la musica prodotta negli anni 70, 80, 90 è la migliore che c'è in circolazione, secondo la mia opinione. Quella che c'è ai giorni d'oggi è musica che dovrebbe, non dico tutti, però alcuni lo fanno, secondo me, alcuni vanno a cercare magari dei suoni in canzoni magari anni 80, 90, però non lo fanno tutti. Io, per esempio,
ascolto, cioè ascoltavo ormai alcuni, per esempio, rapper, alcune canzoni un po' pop, insomma, più nella musica dei giorni d'oggi, mi ci ritrovo più che altro perché sono nato in questa epoca. Quindi, secondo me, dovrebbero proprio tanto guardare al lavoro che è stato fatto negli anni 80 e 90, anche 70, per migliorare la musica, perché quelli sono stati davvero anni di rivoluzione dal punto di vista musicale, e dovrebbero solo che imparare dalle band di quegli anni. Io noto che il project viene molto campionato, per esempio a alcuni artisti moderni, anche di genere appunto dance, piuttosto che alle volte rap, eccetera, campionano soprattutto Sirius, per tornare al brano citato prima dal nostro ascoltatore, ma anche altri brani, tipo recentemente lo stesso Eye in the Sky è stato inserito un estratto in un brano, chiamiamola volgarmente, di musica moderna, diciamo. Quindi, secondo me, gli artisti, chi davvero è un musicista, un artista, comunque non può non conoscere il project, tant'è vero che ogni tanto dimostra di conoscerlo inserendo qualche frammento. La stessa Monia Avenue è stata maltrattata e tritata, ricucita in qualche modo in un brano moderno l'anno scorso, mi sembra. Però temo che si fermi lì, temo che molti artisti di musica moderna, oltre a una citazione, poi non vanno molto a ripescare, a ricreare la ricchezza sonora che amiamo noi. Vero, vero, Poi sono assolutamente d'accordo. ci sono le dovute differenziazioni, cioè non bisogna fare come sempre di tutto l'erba un fascio, ci sono artisti attuali, moderni, molto interessanti, quindi non è, però credo che la tendenza non sia quella che vorremmo noi. Io vorrei, prima di salutare Federico e ringraziarlo per l'intervento che è stato molto interessante perché io e Francesco abbiamo una certa età, ci piace vedere un po' il punto di vista dei giovani perché è sempre educativo e poi soprattutto vista la dovizia con cui Francesco ci ha raccontato ed è stato molto bravo, ci fa ancora più piacere per le giovani leve che vengono su bene dal punto di vista musicale, diciamo. Però voglio sapere da Federico qual è il tuo album preferito, perché i nostri li abbiamo detti, manca il tuo. Allora, io album preferiti non ne ho. Ho, diciamo, album per situazioni, nel senso che più che altro canzoni, perché essendo loro una band che varia dal genere magari un po' più, lo chiamo soft, per esempio Time, da una canzone un po' più movimentata, più appunto movimentata come per esempio You Gonna Get Your Finger Burn, diciamo che quando sono un po' giù di morale, tra parentesi, mi ascolto per esempio Time. Quando invece sono magari felice, sono su di morale, mi ascolto canzoni che, come per esempio You're Gonna Get Your Finger Burned, o anche Snake Eyes, per esempio. Album preferito, varia periodi. Un po' mezzo mesetto fa era I Robot, infatti ho anche preso il vinile da poco tempo. E ora invece penso a Monia Avenue, penso sì, proprio. Io ho una domanda, Federico, che è similare a quella di Fabio, ma non del tutto. Qual è l'album, indipendentemente dal fatto che a te piaccia di più o meno, col quale consiglieresti un giovane, un giovanissimo di oggi, di approcciarsi al progetto? Quale potrebbe essere l'album che potrebbe, far scoccare la scintilla in un giovane? Io penso Vulture Culture, penso proprio, sì, più che altro per la presenza di molte canzoni che ho citato prima, Let's Talk About Me, che possono magari coinvolgere i giovani in un modo, puoi farli magari appassionare e anche pensare a cose più profonde, come non magari solo fermarsi a leggere il testo, ma magari vedere il filo conduttore che è appunto la religione in tutti gli album degli Alan Parsons. Mi sembra che hai letto un certo libro. Sembra anche Sembra a tutti. Comunque, io vi avevo fregato perché non ho ancora detto il mio album preferito.
già, hai detto il meno, hai detto il meno lo sfavorito, ma il peggiore. Qual è il disco che dovremmo presentare adesso? Adesso è The Turn of a Friendly Card. Esatto, ed è il mio disco preferito. Su questo quasi concordiamo, nel senso che per me è di poco sotto a Tales, nonostante sia abbastanza diverso da Tales, è un album straordinario, straordinario. Io lascio l'ultimo commento, scusa, che dice Alessio sempre: i fan del Project snobbano Vulture, ma concordo con Federico. Sì, in effetti Vulture Culture è un album che, diciamo, dalle statistiche, dai sondaggi, molti fan ritengono, non tutti, però se fai un sondaggio, Eve e Vulture Culture risultano i meno graditi, pur essendo sempre ritenuti album di grande qualità. Personalmente credo che siano gli album più pop, gli album più melodici, più, vogliamo dire, tra virgolette, commerciali. Ma comunque restano anche, secondo me, di un livello altissimo. Esatto. Noi salutiamo Federico e lo ringraziamo per il suo Ciao, intervento. Ti ringraziamo molto perché, grazie come a voi. detto, è bello vedere cosa pensano i giovani, come si approcciano i giovani a una musica da vecchietti, dai, lo possiamo dire Diciamo. senza cattiverie, ma solo cioè, sono tanti anni, sono passati e quindi è così, è la verità. E quindi noi ti salutiamo, ti ringraziamo e se c'è Va un'altra bene. serata, faremo altre serate sul project, ti richiameremo per sentire qualcosa, magari su qualche disco in particolare. Ok? Va bene, Grazie ciao. Federico, ciao. Grazie a voi, Ciao. ciao. E rieccoci. Quindi siamo di fare una di card. The Turn of a Friendly Card. Sì, lo so, Mattia, che è il tuo preferito. L'hai scritto prima in un messaggio. Io sono attento, anche se devo seguire Francesco. Va bene. Comunque, Secondo The me Turn of a Friendly Card. la straordinaria capacità e qualità di The Turn of a Friendly Card è il connubio perfetto fra tutti gli ingredienti. Cioè, se vogliamo dire, Tales è forse un po' esageratamente spinto verso il prog, verso il sinfonico, e altri sono spinti troppo verso il pop. Eternal Friendly Card, secondo me, è quell'equilibrio perfetto che rimane bilanciato tra fruibilità, ricercatezza e effettivamente un grande album. Album anche lui registrato ancora fuori dal territorio britannico, questa volta non più negli studi a Berlesalp sopra a Nizza, ma a Parigi, all'Acoustic Studios di Parigi. Anche qui, questa volta, Alan e Derek si trovano comunque a fare i conti con l'impossibilità di fare appello a tutti i loro consueti vocaliste o musicisti, e tantomeno magari alle attrezzature tecniche. Tant'è vero che ci sono due particolarità in Eternal Friendly Card. Una incredibile, incredibile, che in un brano come The Gold Bug, strafamoso anche grazie all'utilizzo in pubblicità negli anni '80, guidato, diciamo, da un solo di sax, sia un brano, diciamo, del quale ancora oggi nessuno ha più memoria di chi sia il sassofonista. Cioè, il nome del sassofonista è andato perso nel dimenticatoio, perché Alan e Derek volevano appunto una solo di sax, si trovavano a Parigi, uno degli assistenti di studio conosceva un sassofonista, lo ha portato, lo ha presentato, e lui ha registrato la sua parte, ha preso la sua paga, arrivederci, grazie. E poi, quando è stato ora di stilare i credits per il disco, non si ricordavano più il nome, e ad oggi Alan stesso non è stato in grado di risolvere il mistero.
E il sassofonista misterioso. Come anche il suonatore di armonica, scusami, di fisarmonica in Nothing Left to Lose, e di nuovo un musicista francese, che infatti suona una fisarmonica a bottoni, tipica parigina, e anche di lui non si ricorda nessuno il nome. Ma l'altra grande caratteristica, particolarità di Eternal Friendly Card, è una caratteristica che lascerà il segno, che lascerà un'evoluzione del progetto, ovvero la presenza per la prima volta di Eric Woolfson, oltre che nei vari ruoli di cui ho parlato prima, anche nel ruolo di cantante. Con Time e anche con Nothing Left to Lose, Eric si presenta per la prima volta come lead vocalist. E questo lascerà da lì in avanti un segno molto decisivo nell'evoluzione dei rapporti fra Alan e Eric, nella, se vogliamo dire, nella deriva un po' commerciale che prenderanno i successivi dischi, però lascerà anche un segno indelebile in quanto la voce di Eric, pur non essendo una voce professionista, una voce professionale, una voce di un, non essendo lui un cantante professionista, grazie anche alle magie di studio di Alan, la sua timbrica così particolare diventerà nel tempo una caratteristica saliente dei principali successi del progetto, a partire da quello che sarà la title track dell'album successivo. Che è? Qual è l'album successivo? Aia, attenzione, vuoi vedere che sbaglio? No, questo è facile, dai. Bravissimo! C'ero. Comunque volevo soffermarmi su ancora un secondo su The Turn of a Friendly Card, altra suite finale come c'era stata nel primo, in Tales of Mystery Imagination, che c'era la suite quella lì verso il fondo. Questa qui è proprio finale, secondo me è forse l'insieme di canzoni che amo di più del progetto, sinceramente. Poi vabbè, The Gold Bug, io mi ricordo anche la marca del liquore pubblicizzato. Per i collezionisti, nel 1984, quindi 4 anni dopo la pubblicazione dell'album, uscì sia il 45 giri normale che il maxi 45 giri, proprio in occasione del centennale di quel prodotto, di quel liquore che faceva 100 anni nel 1984, con la grafica di copertina proprio che riprendeva la pubblicità, riprendeva le immagini della campagna pubblicitaria. Quindi adesso dobbiamo interrompere la diretta e io devo andare su Discogs a cercarlo subito, perché non lo so. Comunque vabbè, lo possiamo dire, dai, che era lo Scotch 84. Ma sì, tanto ormai non Stock 84, Stock 84. Stock 84, scusa, ma sarà ancora in vendita? Questo non lo aiuterà qualcuno? Ah, dice, povero Eric l'ha preso molto male con la pubblicità? Sì. C'è Alessio è un altro che conosce molto bene i dettagli, mi sembra di capire. C'è un aneddoto molto 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 simpatico che risale a un'intervista proprio di quegli anni, nella quale l'intervistatore fa notare ad Eric e Alan come la vostra musica è stata usata per la pubblicità di un famoso brandy. Cosa ne pensate della musica a scopi pubblicitari? Alan inizia a rispondere dicendo non vedo niente di male, e poi Eric lo ferma e dice come? Brandy? Vuol dire che la nostra musica pubblicizza un alcolico? E il giornalista dice certo, invitate gentilmente a bere un brandy, no? E lui dice sono assolutamente contrario, usino la nostra musica per cosa vogliono, ma non per invitare le persone a bere o a fumare. Proprio era... Categorico. Eppure era una gran pubblicità, vabbè, a parte lasciamo stare, come molte degli anni 80. Allora andiamo avanti nella nostra carrellata e come dicevamo The Eye in the Sky. Qui arriviamo subito alla
all'altro brano usato per fini pubblicitari, anche se qua ho scoperto veramente mal pagato o nulla pagato, che è, come diceva, sto andando a riprendermi il messaggio, Max, Sirius degli Alan Parsons, è diventata anche la famosa intro dei Chicago Bulls, tra l'altro negli anni di più grande lustro dei Bulls, dall'84 poi alla, credo l'uscita di alla fine della carriera di Jordan, se non mi ricordo male. Sì, il fatto che Sirius è diventato l'inno dei Chicago Bulls è, diciamo, un puro caso, una cosa che assolutamente Alan e Derek non si sarebbero mai immaginati. Il brano nasce come un intro all'album, un intro alla canzone Eye in the Sky. Tant'è vero che prima Sirius nel demo scritto da Alan aveva era in tonalità differente. E poi fu trasposta in tonalità come Eye in the Sky per potersi legare bene insieme. E quindi loro non l'avevano pensata come un'introduzione all'album, niente di più. Soltanto negli anni successivi e all'insaputa di Alan e Derek, che come hai detto bene tu, non hanno mai preso una lira, almeno non nei primi anni, fu usata come intro, visto che era un brano che durava poco più di un minuto, di una incisività incredibile grazie all'assolo di Ian Berson, il grandissimo chitarrista del project, e a un giro ipnotico di tastiere, ed è un brano che poi è stato usato in tantissime pubblicità, in tanti film, e ha decretato anche questo brano il successo del project. Tra l'altro ho letto, magari con supporto, molto amato dallo stesso Michael Jordan, sì. E comunque comunque diventò un tratto caratteristico comunque di quei Chicago Bulls di Scottie Pippen, di Jordan, insomma, diciamo che dopo tra l'altro quello che ho letto è che Alan Parsons, quando hanno fatto The Last Dance, che è la docuserie sui Chicago Bulls dell'ultimo anno e quindi sulla storia di anche Jordan ai Lake, Chicago Bulls, disse che almeno per The Last Dance gli avevano pagato i diritti come si doveva. Sì, almeno quello. Esatto, scusate l'apsus con i Lakers, ma è la mia squadra del cuore, quindi è per quello che mi sono perso via. Ok, quindi torniamo al nostro The Eye in the Sky, diciamo gran disco, forse tra l'altro uno dei primi che ho comprato senza saperlo, c'è Mamma Gamma, probabilmente lo comprai per quello perché mi ricordavo di averlo ascoltato, c'è un grande strumentale, c'è Sirius, c'è Mamma Gamma, c'è Old and Wise, che è una, per esempio, delle canzoni che amo di più, come presa singolarmente. Cosa ci puoi dire su che cosa ci raccontano gli Alan Parsons su questo disco molto famoso? Beh, Eye in the Sky, intanto, io lo definisco come un album spartiacque in termini musicali e qualitativi, nel senso che è un album che secondo me separa la prima parte del project, che comunque si chiudeva ancora con The Turn of a Friendly Card, che ancora conteneva parecchi elementi sinfonici o comunque di una matrice più progressive, più ricercata, e fa da transiacque verso quello che invece poi spartiacque verso quello che è la fase successiva del project, molto più easy e più, diciamo, mirata anche alle vendite. Eye in the Sky è di nuovo un album in grande equilibrio, e quindi con brani di grande qualità, come dici tu, pur essendo differenti uno dall'altro. A me piace quasi definirlo come un anthology, sembra quasi contiene all'interno tanti brani diventati poi famosi, che sembra quasi che sia una raccolta di brani nati in epoca differente, mentre invece, cioè, contiene Sirius, Mamma Gamma, Eye in the Sky, contiene Old and Wise, tutti quattro brani di per sé molto famosi, contiene un brano epico e bellissimo come Silence and Die, è un album davvero molto ricco, e è un album che a livello tematico, secondo me, dichiara quasi apertamente
quella che è poi la tematica di fondo, secondo la mia interpretazione, del project, dei testi del project. Perché è vero che In the Sky riprende il nome dal romanzo di Philip Dick e possono essere viste tematiche orwelliane da 1984, quindi il controllo, la telecamera che ti osserva, la carenza, la mancanza di privacy in tutti i nostri spostamenti, in quello che facciamo, quindi il grande occhio, il grande fratello che ci osserva. Però è facile cogliere dei messaggi, diciamo, ulteriori. Tanti la vedono così, per la sua melodia, la pensano come una canzone d'amore. Secondo me, se andiamo ad analizzare il testo, capiamo che è ben diverso. C'è una tematica di un qualcuno superiore a noi che ci osserva come un grande fratello, che ci prende magari in giro, che alle volte sembra che si prenda gioco di noi, del quale noi non comprendiamo le mosse. Non voglio, diciamo, tra virgolette, spingermi oltre, non voglio rovinare, diciamo, la sorpresa, ma se uno si accosta a In the Sky, come gli altri album, con una visione un po' più ampia, coglierà dei temi sottesi che vanno oltre a quella che è l'apparenza. Come sempre capita nel project. Esatto, esatto. Sono d'accordo. Un'ultima cosa, scusami, In the Sky, ho dimenticato di dirlo perché è talmente ovvio, però magari per tutti non lo è, e il brano principale è cantato da Eric Woolfson. Eric Woolfson che, visto il discreto successo di Time contenuto in The Turn of Friendly Card, prende coraggio e riesce a convincere Alan delle sue doti vocali, e così In the Sky consacra Eric Woolfson come cantante. Da lì in avanti Alan non avrà più scuse per non accettare la voce di Eric in studio, ed Eric si imporrà in maniera sempre più pesante e alle volte anche invadente sulle scelte di Alan in qualità di produttore. Alan infatti dichiara da lì in avanti un'ingerenza di Eric nelle sue scelte di produttore, e questo decreterà piano piano, diciamo, uno slittamento delle posizioni. Alan, che da uomo immagine, per così dire, anche se il progetto immagine ne aveva poca, comunque da nome, da portabandiera del progetto, viene pian piano un po' scansato. Eric, che si era nascosto sempre dietro le quinte, dietro al nome di Alan, che invece prende il coraggio e la voglia di emergere dal cono d'ombra di Alan. Questo creerà dei dissapori che nel tempo diventeranno incolmabili. Appunto, veniamo a una domanda lasciata prima da Christian. Qual è la verità sulla separazione artistica tra Alan e Eric? Non pensate sia stata una follia? Beh, io da appassionato non posso che dire che sarei stato felicissimo che il progetto fosse continuato per 100 anni, però Alessio riporta esattamente un dettaglio poi dell'album successivo che andremo ad analizzare. Però alle volte anche tutte le cose belle devono giungere a un termine, e forse alle volte in campo artistico è anche buono provare a portare qualche vento di novità. Per quanto secondo me Alan e Derek insieme avrebbero continuato a fare meraviglie, e come i loro album solisti dimostrino invece che separati ognuno sentiva la carenza importante dell'altro. Eric la carenza di Alan come produttore soprattutto, ma anche ingegnere del suono, quindi capace di avere una visione globale e alta della produzione, una visione finale, e Alan fortemente carente di quella che era la penna compositiva di Eric. E quindi sì, per rispondere all'amico, è stata una follia, e le cause sono sostanzialmente divergenze artistiche che andremo magari a vedere tra poco, però fondamentalmente anche la decisione. Eric, che da uomo timido, dietro le quinte, timoroso del pubblico, uno dei vari motivi anche per cui il progetto non ha mai fatto concerti, piano piano prende coraggio e vuole affermarsi col proprio nome. E vedremo come l'album Freudiana sarà proprio l'epilogo di questo fatto.
Esatto. Freudiana, che tra l'altro è nascosto là dietro in vinile. Insieme vorrei aprire una parentesi, insieme a una colonna sonora fatta in parte dagli Alan Parsons, non col nome Alan Parsons ovviamente, ma la colonna sonora di Lady Hawk. Giusto. C'è, se non sbaglio, se mi manca, c'è Powell, no? Andrew sì, Powell, sì, sì. Di Andrew Powell con... Lady Hawk praticamente è tutto il project senza Eric, nel senso che ovviamente è una colonna sonora, quindi strumentale, e le composizioni, gli arrangiamenti orchestrali portano tutti la firma di Andrew Powell, e si sente, e c'è la produzione e il suono di Alan, e partecipano tutti i membri del project, da Ian Berson alla chitarra, Stuart Elliott alla batteria, Richard Cottle alle tastiere, quindi è il project senza Eric, ed è una colonna sonora secondo me molto bella, per quanto all'epoca un po' contestata, perché è ritenuta fuori epoca stilisticamente per un film medievale, molto con sonorità diciamo anni 80, secondo me è bellissima, secondo me è bellissima. Che secondo me hanno decretato la fortuna del film, perché sì. Nessuno mi ammazza se dico che Lady Hawk come film, cioè come storia, ok. È molto bella la fotografia, le immagini di Storaro, di Vittorio Storaro, sono qualcosa di davvero... E in gran parte girato in Italia, ricordiamo. Sì, girato in Italia, però dico, come storia di per sé, visti tanti negli anni Ottanta di quei film, che mi uccide? Qualcuno, c'è Rig che mi dice io ti ammazzo. Il Rig in che senso? E se la ride. Va bene. Dopo un altro. Vabbè, oh ragazzi, mi piace così tanto Lady Hawk. Vabbè. Stavo dicendo che come trama ce ne sono stati, però il bello di Lady Hawk è stata sicuramente una colonna sonora fuori, secondo me, dallo stile medievale e classico per i film dell'epoca. Va bene, intanto c'è sempre più gente che vuole eliminarmi. Certo che, ma allora, Rig, che Lady Hawk è un capolavoro. Sì, è un grande film, ma un grande film anche grazie alla, come diceva, alla fotografia e anche grazie alla colonna sonora, che era veramente fantastica. Senza la colonna sonora degli Alan Parsons, fra virgolette Alan Parsons, non saremmo, secondo me, a parlare qua di capolavoro, però su quello ne parleremo. Torniamo a parlare di Andrew Powell, visto che mi chiede... Su Andrew Powell bisognerebbe fare una puntata dedicata. Ci penseremo. È un artista dal bagaglio musicale incredibile, che ha saputo conferire al project sia nei brani dove lui compare, perché ovviamente lui non compare in tutti i brani, non tutti i brani hanno un arrangiamento orchestrale, anzi... Negli album dalla seconda metà in avanti ce n'è magari uno o due per album che ce l'hanno, però comunque ha saputo dare un'impronta anche alla produzione di Alan, invogliata alla ricerca sonora, cosa che già Alan aveva di per sé, ma è stato arricchito anche dalla presenza di Powell. Ricordiamo che Powell è un grandissimo sperimentatore, nasce come uno sperimentatore alla scuola di artisti come Stockhausen, Ligeti, tantissimi altri alla scuola tedesca dei primissimi anni 70, quindi è un artista poliedrico, legato anche alla sperimentazione elettronica, era stato uno dei primissimi membri un membro delle primissime formazioni degli Henry Cao, è un artista che poi è diventato lui stesso un produttore, ricordiamo Kate Bush o i Kansas o Chris DeBarge, tantissimi album da lui prodotti di grande qualità. La sua discografia è sterminata ed è molto varia, quindi ci vorrebbe una puntata specifica.
Magari se la gente dopo questa prima puntata del talk show non si elimina o cerca di far saltare in aria la redazione, potremmo anche pensarci. Andiamo al prossimo disco, che sicuramente io sbaglio. Ce la faccio? Stavolta lo sbaglio. No, L'ho sbagliato. bravo, bravo, no, giusto, giusto. Cioè, vuoi dire che li ho messi in ordine? Li ho tirati fuori ti giuro, dal portadischi e li avevo in ordine di anno. Non ci credo neanche morto, è casuale, secondo me. Va bene. Nulla è casuale nel progetto, ricordati. Esatto, e mi sa neanche nei miei porta CD. Quindi andiamo a Ammonia Avenue. Ammonia Avenue, diciamo, è un album che proprio decreta in maniera definitiva Eric cantante, nel senso che proprio come poi anche il successivo, sono due album dove la presenza di Eric come vocalist è preponderante, diciamo mette in luce, pur essendo sempre di grande qualità, un project mirato più alla forma canzone, al pop, sempre di grande qualità, suonato in maniera egregia, e diciamo che, se così vogliamo, tolta la strumentale pipeline e tolto la title track conclusiva, che secondo me è straordinaria, anche nei testi. E non per niente, diciamo, secondo me, Ammonia Avenue come titolo, come concetto, si pone come album o perlomeno come canzone chiave nell'intera discografia del project a livello di testi, a livello di concetto, motivo per cui l'ho eletto, diciamo, titolo anche del mio libro incentrato sui testi, sulle tematiche. Tolti però, dicevo, Pipeline e Ammonia Avenue, è un album che non va a ricercare la sperimentazione o delle sonorità particolari, pur essendo sempre di grande qualità. E Eric la fa da padrona. E anche spinge il progetto un po' più verso la promozione, verso la ricerca di un'immagine. Tant'è vero che il video, ricordiamo anche il video di Don't Answer Me, ebbe molto successo su MTV all'epoca. Che era a cartoni, se non mi ricordo male, vero? Sì, era a cartoni realizzati, diciamo, in 3D. C'erano delle scenografie cartonate, realmente fatte in tre dimensioni, abbinate a cartoni animati standard. Era a livello di tecnica molto avanti per l'epoca. E se non mi ricordo male, qui c'è. Adesso dico la castroneria che tutti gli spettatori mi tireranno qualcosa. C'è la prima canzone cantata da Lampasso. Quale? O mi sbaglio? E no. Mi sa che mi sbaglio. Mi sbaglio con i live dove la canta lui. Perfetto, No, vedi? sì. No, Vedi? Alan in disco, tranne cori o la condivisione con Eric dell'ultima strofa di Two One in Paradise su Taze, non ha cantato, no? Se non col vocoder anche in The Raven, però sempre piccoli apporti. È vero, era vero, era nei live post Sì. Su Ammonia Avenue, tanto per incuriosire un po' gli ascoltatori, butto lì due sassolini, cioè per dire come il project ha spinto me, ma spinge molti ascoltatori a scavare sempre di più, oltre che nelle musiche, per ascoltare tante volte in cuffia le stratificazioni sonore, le ricchezze sonore, anche però quelle che erano le ricchezze concettuali create da Eric. Perché Ammonia Avenue, che vuol dire il viale dell'ammoniaca, all'interno della busta, sulla busta che contiene il vinile, è abbreviato come NH3 AVE, quindi come con la formula chimica dell'ammoniaca e l'abbreviazione della parola Avenue.
Bene, vi invito, se già non l'avete fatto, a provare a meschiare, a invertire, a fare un po' di anagramma tra NH3 e AVE, a far diventare il 3 una E e a vedere cosa può diventare. Questo tanto per incuriosirvi, stimolarvi, per far capire quanto ci si può spingere a scavare dentro alla Lamparson Project. E viene fuori, uno viene fuori EVE, giusto, c'è Avenue? E no, viene fuori un qualcosa che tendenzialmente si associa magari all'azzurro, così come qua gli ascoltatori mi prenderanno per matto, così come se uno legge i testi riportati sulla busta del vinile, purtroppo i CD non rendono, e i testi sono scritti in grigio su uno sfondo arancione molto molto acceso. Leggendo i testi, dopo un po' l'occhio tende a portare il grigio su quello che è la tonalità contrastante con l'arancione predominante, che è l'azzurro. A un certo punto, dopo che uno ha finito di ascoltare il disco leggendo i testi e alzi lo sguardo, tutto si tende a vedere quasi tutto in azzurro, o perlomeno le tinte chiare, le tinte grigie delle scritte, dei disegni sulla busta interna diventeranno azzurre. Azzurro è l'azzurro paradiso, ma è azzurro comunque, blu è comunque anche lo sfondo del sito dove si trova l'occhio del cielo, che ci puoi dire l'indirizzo, perché io naturalmente ho condiviso la pagina ma non l'indirizzo. L'indirizzo è occhio nel cielo senza L, occhio nel cielo punto altervista .org, e che è il sito dove ho raccolto, soprattutto legato al primo libro, un po' di informazioni, e soprattutto sulla parte eventi, documentazione, audio video, c'è una collezione molto ricca di tante interviste che mi sono state fatte in radio, piuttosto che incontri in libreria o interviste televisive, quindi è molto ricco, potete anche qui ripercorrono un po' la storia del project e eventi molto interessanti che ho condiviso, che ho fatto in passato. Benissimo. Incontri in librerie, incontri anche con apporti di musica live della tribute band Stereotomy, gli amici torinesi che hanno condiviso con me alcuni incontri. È molto ricco, molto ricco. E poi a sto punto, visto che siamo in tema, magari vi invito anche a visitare l'altro indirizzo, che è il The Parsons Day, che è sempre theparsonsday.altervista.org, che è il sito invece nato nel 99 grazie all'apporto anche di altri appassionati, che contiene tutte le news, nonché approfondimenti anche di natura discografica, collezionistica, e sul progetto c'è davvero in maniera meticolosa tutti quelli che sono gli avvenimenti legati ad Alan, a Eric o al progetto. Perfetto, che è questo che ho cercato di far scorrere, se si è visto. Ed eccoci di nuovo noi due, quindi andiamo avanti nella nostra carrellata. No, stavolta sbagliamo. Dai, non può essere in ordine. Molto il Coltor, dai, non è in ordine. Giusto, giusto. No, è in ordine, giusto. Veramente. Giusto. Vulture Culture è, come dicevo, un album che si colloca quasi in linea con Ammonia Avenue, ma ancora di più elimina i contributi orchestrali, al punto che è l'unico album del project a non contenere, a non vedere la presenza di Andrew Powell e ad avere uno strumentale un po' povero, un po' troppo semplice, però è un album ancora di grande qualità, con dei bei testi. E ricordiamo anche che in quello stesso periodo, nel periodo di Ammonia Avenue, uscì un altro album interessante, che se non hai ti consiglio, che è Kids, scritto, ecco, infatti. Dopo Ammonia Avenue esce
esce Kids, e che è l'album, diciamo, dei musicisti del project. Eric, che ricordiamo appunto in qualità di manager, riesce ad ottenere un contratto e tra virgolette a regalare la possibilità di fare un album alle sue condizioni, ai membri del project, arricchendo la formazione di Pete Bardens, il grande tastierista dei Camel, i Camel di Peter Bardens e di Andy Latimer. E quindi, diciamo, Ian Berson, Stuart Elliott, David Payton, bassista, con la voce di Colin Blaston e le tastiere di Bardens, registrano questo album, che a livello musicale appunto è veramente buono, molto valido, e con brani composti dai membri stessi e prodotto e registrato sempre da Parsons. Tornando a Vulture Culture è di nuovo un album, diciamo, tematico come tutti gli altri, dove poi la tematicità alle volte è superficiale o è un primo livello di lettura, ma poi si apre a altri livelli. E la tematica principale di Vulture Culture è questa cultura d'avvoltoio che Eric stava notando in quegli anni, quindi metà anni 80, dove una cultura che è, diciamo, una tendenza dell'essere umano, della società moderna, a fregare il prossimo, a pensare soltanto ai propri interessi economici soprattutto, e quindi a lasciare in disparte le persone più deboli, più indifese, più povere, e quindi questa cultura d'avvoltoio che però, come mostra la copertina, è del serpente che si morde la coda, in fondo dimostra di non poter sussistere, di divorare se stessa e di non garantire una sopravvivenza all'umanità, al genere umano. Quindi una copertina che secondo me a livello concettuale, forse a livello di resa grafica non è il massimo, ma a livello concettuale è molto, molto valido. Questo simbolo anche dell'infinito, no? Che però in questo caso da serpente diventa avvoltoio. Pian piano, se guardi in dettaglio, soprattutto lo vedrai meglio nel vinile che hai alle spalle, le squame del serpente diventano piano piano piume d'avvoltoio. Sì, su cosa si vede. Tra l'altro ci dicevamo comunque anche la ciclicità del tempo, perché c'è per esempio nella serie TV L'esercito delle 12 scimmie, c'è un oggetto molto simile a questo, che ricorda appunto, cioè tipo un monile, Ouroboros, non mi ricordo se la pronuncia, comunque l'Ouroboros è proprio un simbolo, anche è un archetipo proprio classico, diciamo, usato anche in ambito divinatorio, piuttosto che anche satanico, vogliamo dire. E qui si aprirebbe un'altra puntata sul simbolismo della grafica del project e sulle accuse di satanismo che sono state avanzate nei confronti di Alan e di Eric negli anni. A mio avviso, andando a confondere un'ottica commerciale, una tecnica commerciale con quella che era un concetto tutt'altro che satanico. è interessante anche quello. Scarrelliamo, stavolta lo sbagliamo, Stereotomy. Bravissimo. Allora sono in ordine, basta, sono stato bravo. Sì, ormai non posso sbagliare, a meno che non tiri fuori tipo questo. Oh, un live! Come siamo live? Già ora. Dopo ne parliamo. Stereotomy è un album, anche questo, un po' di rottura col passato. Diciamo che Alan ed Eric si rendono conto, anche grazie alle critiche di alcuni loro collaboratori, che negli ultimi anni si erano un po' lasciati andare troppo
alla commercialità, alla ricerca del successo. E quindi con Stereotipi decidono di spezzare. L'occasione è anche data dalle tecniche più moderne, nel senso che Stereotomy è il primo album completamente registrato in digitale. E quindi questa viene anche colta un'occasione per rompere un po' col passato, e quindi, contrariamente a quanto è successo, nonostante la voce di Eric vendeva bene, i singoli di Eric vendevano bene, in Stereotomy non c'è neanche una canzone cantata da Eric, se non un inciso molto breve. E è un album che ritorna a dare molto spazio ai brani strumentali, ritorna Andrew Powell, seppure in versione non sinfonica, nel senso che l'orchestra è miscelata, è tenuta di sottofondo e quindi non è preponderante, pur essendoci, ed è a mio avviso un album molto valido, che riporta il project su livelli stilistici alti, pur però scendendo un po' a compromesso con le sonorità, soprattutto di batteria, tipiche di quegli anni. Alan stesso lo considera un validissimo album, uno tra i suoi preferiti del project, proprio perché rientra in ballo una grande ricerca sonora, e lo stesso Alan, che un po' si era impigrito e aveva un po' accettato che le redini venissero prese in mano da Eric, ritorna invece lui capitano in studio di registrazione, Eric si fa da parte e il risultato sonoro si sente. Di nuovo a livello tematico il ritorno in parte a Edgar Allan Poe, perché Stereotomy è una parola che Eric diciamo legge in un racconto di Poe, e che del quale viene affascinato. Eric quindi è molto affascinato dai suoni anche delle parole, amava, come appunto prima un po' suggerito, anagrammare le parole, era un grande appassionato di cruciverba, oltre che del surrealismo, quindi tendeva sempre a mistificare ogni cosa, a dare un suggerimento e poi alla frase dopo quasi a contraddire. E allo stesso tempo creare però un fil rouge che legava tutti i suoi album. Quindi Stereotomy nasce come una canzone tematicamente attorno a un tema, e poi questo tema viene sviluppato. Come la parola stereotomia in italiano significa forgiare, tagliare, dare forma alle pietre per spaccarle in maniera simmetrica, stereo, Eric coglie invece questo termine ampliato a una visione della società, così come già in parte è stato fatto col precedente Vulture Culture. E quindi Stereotomy analizza tutti quelli che sono i fattori esterni legati soprattutto al mondo moderno, che vanno a forgiare, a modificare la personalità degli individui, e quindi intanto la ricerca del successo, perché più che guardare a un individuo qualunque, Eric guarda a una rockstar o a un personaggio famoso, e quindi a quegli elementi che possono andare a variare la sua natura, a influire in maniera soprattutto negativa il suo percorso. Quindi possono essere la droga, l'alcol, la ricerca sfrenata di successo, di fama, e questi temi vengono trattati all'interno di quest'album. Sì, diciamo forse il pezzo più famoso da solo, sempre per una pubblicità, Limelight, perché girò veramente tanto negli anni. Ma infatti io, quando ti ho detto che di come ho scoperto il project, dopo aver ascoltato Tales, poi l'album successivo che riuscì a prendere era un'antologia che conteneva quindi i migliori brani, tra cui anche Limelight, o meglio i brani più famosi. Beh, io me lo ricordo come fosse oggi, quel pomeriggio dopo pranzo che ho ascoltato per la prima volta quell'antologia del project, più volte mi sono ritrovato a dire: ma cavolo, io questo brano me lo ricordo, lo conosco, o perché passava in radio o per la pubblicità. Tra questi lo stesso Limelight, mi ricordo che quando ho sentito Limelight, che era verso la fine di questa antologia, mi sono detto: ma cavolo, anche questo è del project, è cantato dal grandissimo Gary Brooker, la voce dei Procol Harum.
Vero, vero. Andiamo sull'ultimo, cosa dici? Sì, andiamo su Gaudi, che stranamente si intitola Gaudi e non Gaudì. È vero che all'epoca Gaudì non era per nulla famoso, oggi lo trovi anche nei brand dei vestiti, lo trovi da qualunque parte. All'epoca non lo conosceva quasi nessuno, e al punto che Eric, durante un tour promozionale dei precedenti album in Spagna, fu portato in visita alla Sagrada Famiglia a Barcellona e rimase folgorato da questa visione. E quando poi approfondì e scoprì l'architetto Gaudì e la personalità, lo stile di vita di Gaudì, rimase ancora più colpito e decise di quindi dedicargli un album che non parla soltanto di Gaudì, ma anzi quasi non parla di Gaudì, ma parla di cosa le visioni di Gaudì, le tematiche trattate dalle opere di Gaudì possono ispirare. Sostanzialmente la ricerca di un qualcosa di superiore, la ricerca di la volontà di raggiungere l'alto, come le stesse guglie della Sagrada Famiglia o di qualunque chiesa o cattedrale tendono a significare. E infatti Closer to Heaven, per esempio, più vicini al paradiso, è uno dei brani contenuti in questo album. Devo dire, è un album, secondo me, per quanto forse nel complesso non ricchissimo, contiene però dei brani molto validi, tra cui La Sagrada Famiglia, che è davvero un brano di una potenza incredibile, cantata da John Miles, un'altra voce che il progetto avrebbe dovuto sfruttare di più, perché forse come voce a sé stante è stata la voce rock migliore del progetto. Il progetto ha avuto tantissime voci, ognuna con delle caratteristiche: la voce soul di Lenny Zakatek, quella diciamo flautata pop di Eric, quella davvero un artigiano delle melodie, come si definiva lui stesso, di Chris Rainbow, soprattutto legata ai cori, la voce rock di John Miles straordinaria, e poi Colin Blanston, un'altra voce sussurrata, molto evocativa, tutte voci caratteristiche, diciamo. Ebbene, quindi la carrellata sugli album degli Alan Parsons Project sarebbe anche finita qui, come direbbe qualcuno, eh? però abbiamo tempo e spazio, e c'è gente che ci sta seguendo ancora molto incollata agli schermi, quindi io direi di andare avanti con delle altre chicche, come per esempio questo live. Parliamo di questo live. Però così facendo saltiamo in là di tanti anni e bypassiamo Freudiana. Cosa dici? Parliamo di Freudiana. Magari velocemente, nel senso che ce l'ho là in fondo. Con Gaudì Eric ritorna a presentarsi da cantante e ascoltato diciamo col senno di poi, ascoltato oggi, sapendo come sono andati poi gli eventi, si può facilmente vedere come già in Gaudì, in alcuni brani, si possa cogliere una tendenza di Eric a scrivere e a voler che venissero arrangiati sui brani in una chiave meno rock, più legata forse anche al mondo teatrale. Basti pensare appunto a Closer to Eve o a Inside Looking Out. E col successivo album che loro avrebbero dovuto comporre, che poi diventerà Freudiana, e Eric ed Alan si trovano ormai fuori dal contratto con l'Arista Records. Quindi, concluso il contratto per 9 album con l'Arista Records, da iRobot a Gaudì, tutti quelli che erano gli accordi, diciamo, precedentemente presi anche tra le parti, tra Eric e Alan, non hanno più motivo di sussistere, o perlomeno possono essere ritrattati. Eric aveva concesso ad Alan il diritto a vedere il suo nome scritto come coautore al 50% dei brani, anche se in verità i brani venivano composti quasi tutti, con eccezione fatta di alcune strumentali, da Eric. Però Eric era consapevole dell'apporto
produttivo e sonoro di Alan, anche alle volte a livello di arrangiamento, tale per cui stravolgeva così tanto i brani da poter essere visto realmente quasi come un coautore, anche se la materia base, le melodie, soprattutto i testi, erano unicamente opera di Eric. E concluso questo accordo che durava per il project, Eric si trova davanti una nuova opportunità, anche messa da parte un po' quella che era la sua timidezza e le sue paure a mostrarsi in pubblico. E anche arrivando alla conclusione del brand, del marchio Alan Parsons Project, perché quello avrebbe dovuto durare a livello contrattuale per gli album con l'Arista Records. Quindi loro trovano un nuovo contratto, questa volta con la EMI, EMI Records, contratto per il quale quindi loro iniziano, Eric inizia a scrivere canzoni per quello che avrebbe dovuto essere l'undicesimo album a nome Project. Però Eric vestiva stretti ormai i panni di personaggio nel cono d'ombra di Alan. Quindi vede questa occasione come l'opportunità per imporsi col proprio nome, o perlomeno per mettere un po' Alan in disparte e per dare a questo progetto musicale un connotato differente. Tant'è vero che Freudiana nasce come album singolo, ma poi Eric, grazie anche all'incontro con Brian Brolly, un manager e produttore teatrale, il quale gli propone di trasformare il brano in un musical, allora Eric decide che la strada da percorrere è giusta è questa, e vede nel musical teatrale la possibilità di imporsi come autore, come scrittore, anche del canovaccio, anche del libretto teatrale, della trama, della storia, quindi tenere in mano quello che è sempre un concept, che prima era un concept di un album, adesso è un tema di una storia, di un musical, comporre le musiche, comporre i testi, e quindi essere, diciamo, per così dire, la prima donna, senza però doversi di nuovo, senza doversi proporre live. Quindi come il project gli permetteva di non fare concerti, il mondo teatrale gli permette di non doversi esibire. E così vengono composti ulteriori brani per allungare la durata del progetto Freudiana, e quando si arriva a dover pubblicare l'album nel 1990, e con dispiacere da parte di Alan, Eric chiede e ottiene che Freudiana diventi sia il titolo dell'album e in un qualche modo anche il nome dell'identità artistica. Quindi sparisce il nome di Alan Parsons Project. Esce quest'album Freudiana, che addirittura è sull'etichetta attaccata ai vinili, riporta la dicitura artisti vari, quindi forse una mossa tanto intelligente, forse non è neanche stata, perché se da un lato ha tolto l'attenzione su Alan, non è che l'abbia poi buttata troppo su Eric. Un adesivo in copertina scrive a caratteri cubitali dal creatore e compositore dell'Alan Parsons Project, Eric Woolson, prodotto da Alan Parsons, però è un album che crea confusione, al punto che non verrà poi ristampato, molti non sapranno anche nei dischi come catalogarlo, come metterlo, se metterlo sotto al project, se metterlo nei musical, se metterlo... E quindi è un album che ancora oggi non tutti conoscono, mentre invece un album di, secondo me, di estrema qualità. È un canto del cigno del project, perché comunque lo voglio ritenere ancora un album del project, perché in sostanza lo è, se non che, vista anche la ricchezza di contenuti, contiene dei brani propriamente indirizzati al mondo teatrale, quindi arrangiati per il teatro, per lo spettacolo teatrale. Lo spettacolo teatrale Freudiana, tradotto in tedesco, aprirà a Vienna nel 91. Eric, che evidentemente non era a livello manageriale, contrattuale, un personaggio troppo facile, troppo semplice, riesce a rompere i rapporti, le relazioni con Brian Brolly,
e questo crea una causa legale molto lunga, molto dura, nella quale verrà anche coinvolto in parte marginale comunque anche Alan, e Eric si vedrà dover cedere a Brian Broly tutti i diritti sullo spettacolo, sugli introiti, dover pagare ingenti spese di avvocatura sua e della controparte, e non gli resta altro, magari è anche stata un po' una mossa intelligente, questo non lo so, non gli resta altro comunque che dichiarare fallimento, bancarotta. Quindi la bancarotta della Wolfsongs, la società di Eric, è ovviamente è un tassello in più che porta alla rottura tra Alan ed Eric. Quindi differenze, divergenze artistiche. Alan sempre propenso a rimanere in ambito pop rock discografico. Eric è intenzionato a buttarsi sui musical e fanno sì che Freudiana rimarrà l'ultima collaborazione tra i due. Esatto. Io volevo far vedere l'etichetta del vinile, ma non ci arrivo, quindi niente, ragazzi. È là che vi guarda, ma non ce la facciamo. E quindi andiamo a... quindi il nostro Eric Woolson lanciato sui musical, quindi è fuori, diciamo, dal mercato discografico classico, mentre invece Alan Parsons continua la sua, come si dice, la sua scrittura di pezzi e la sua carriera con degli alti e bassi, diciamo, innegabili. Allora, a questo punto possiamo veramente tornare al live, cosa dici, o dobbiamo mettere qualcosa prima? Possiamo tornare al live con una piccola premessa di Try Anything Once, nel senso che nel 93 Alan pubblica il primo album, se così vogliamo, solista, ma in verità ha tolto il nome Project, ma la sostanza in gran parte rimane la stessa, se non che a comporre non c'è più Woolson. E quindi Alan si avvale ancora di molti membri del Project, da Andrew Powell a Ian Berson, Stuart Elliott, non più il bassista David Paton, e pubblica questo album che secondo me rimane il suo migliore album solista. E poi, diciamo, inizia finalmente, sì, è un signor disco, anche secondo me è un signor disco. Concordo. E Alan vede anche un po', sarò cinico, ma anche un po' per esigenze economiche, commerciali, di carriera, vede finalmente aprirsi la strada dei live, perché comunque non era più come ai tempi del Project, un po' era cambiato il mercato discografico, un po' non c'era Eric dietro in grado di sfornare brani di qualità in continuazione. Quindi Alan e i membri del Project vedono il futuro anche legato ai concerti. Già c'era stato qui sarebbe un altro episodio interessante, praticamente a cavallo con Freudiana, una prima apparizione live del Project in un festival musicale in Belgio, dove Eric era anche presente, ma dietro le quinte, a testimonianza di nuovo della sua timidezza da palco, della sua della sua lotta interiore continua tra, da un lato, la timidezza, la volontà di rimanere nell'ombra anche per salvaguardare la privacy sua della famiglia, e dall'altra il desiderio di affermazione e di successo. E quindi un personaggio molto da psicanalizzare, volendo. Eric, secondo me, è un personaggio straordinario, che amo la follia, anche perché aveva in sé due lati di una medaglia molto, molto diversi, questi lati uno dall'altro. Da una parte il poeta, il compositore, l'animo sensibile, emotivo, dall'altro il manager, la persona capace di ottenere qualsiasi tipo di contratto, di fare affari con chiunque, la persona molto, molto attenta anche al denaro. Ebbene, quindi esce Try Anything Once, e nel 94 Alan e compagni intraprendono un primo brevissimo tour in Europa, proprio una manciata di date, dalle quali viene tratto quell'album che hai fatto vedere tu.
La prova live va bene, Alan ottiene un discreto successo, al che nel 95 iniziano i primi tour mondiali che lo portano in giro per tutto il mondo, e Alan continuerà a pubblicare grazie all'apporto di personaggi come soprattutto il chitarrista Ian Berson, ma anche Stuart Elliott, il batterista. Continuerà a fare album per tutti gli anni 90. Seguirà On Air nel 96, The Time Machine nel 99, e album di qualità varia. On Air secondo me è un album molto valido, ma è un po' più incentrato sul sinfonico e sul melodico, e The Time Machine è un album con alcune pecche secondo me. E poi corro un po' perché comunque mi sembra anche che l'ora sia già un po' tarda. Alan, diciamo, un'ulteriore svolta nella carriera di Alan si ha quando nel 99, diciamo, divorzia dalla moglie, decide di trasferirsi negli Stati Uniti e decide di cambiare un po' rotta, anche se poi tornerà sui suoi passi. Quindi, trasferitosi in California, prende nuovi contatti, piano piano costituisce una nuova band di musicisti americani con la quale continuare tour mondiali, e pubblicherà nel 2004 A Valid Path, un album valido nelle intenzioni, secondo me buono per un 50%, molto buono per un 50%, nel complesso però un esperimento poco riuscito, secondo il mio personale parere. Un album strumentale che riporta Alan sull'elettronica, sulla ricerca, la sperimentazione, quindi tanto di cappello, però il risultato non è, secondo me, completamente all'altezza. E dopo tanti anni di silenzio discografico, ma tantissimi tour, proprio recentemente, nel 2019, Alan è uscito con The Secret. Maximus chiede qualcosa? Sì, esatto. Che cavalca la nostalgia dei classici, ma lo trovo comunque un lavoro di una certa qualità. Io devo dire che ho ascoltato solo il singolo e no, è stato quello che ho detto, appunto. Vabbè, ho ascoltato solo un singolo, però permettimi di dire che hai ascoltato forse poco, dai, mantieni, sì, devo cercare di farcela, ma non lo so, ti ho detto da 3 anni Thing Once che non trovo nulla di come si chiama, di mio gusto veramente in quello fatto. Buon live questo, quello live a Madrid. Secondo me, nonché anche quello sinfonico che vedete là dietro in Colombia in triplo vinile, che però sì, è bello, loro suonano bene, però fatico molte volte a metterlo su perché magari preferisco mettere i dischi originali. Allora, io una volta sono molto combattuto, nel senso che mi piacerebbe anche qui aprire poi un sondaggio tra gli ascoltatori per capire quanti sono felici che Alan si sia dato ai concerti, quanti ritengono invece che avrebbe dovuto rimanere un progetto di studio, e sarebbe anche interessante interrogarsi su cosa sarebbe stato il project se avesse fatto live negli anni del project, quindi negli 70 e 80. Questa sarebbe una tematica interessante da dibattere con gli appassionati. Io personalmente ritengo che relativamente all'Alan recente, quindi lasciamo perdere il discorso project, sono felice che Alan faccia live, perché l'esperienza live vissuta di persona è molto molto bella, è bellissimo ascoltare dal vivo queste musiche ed è bellissimo condividerle con gli altri appassionati dal vivo. E onestamente non mi trovo quasi mai a ascoltare i dischi delle registrazioni live, cioè secondo me Alan potrebbe anche fare a meno di pubblicare tanti dischi live, e invece a breve usciranno di nuovo dei dischi live, dischi e DVD live usciranno questa primavera o al massimo quest'estate.
non ne sento la necessità, ecco. Mentre invece, ripeto, andare a un concerto di Alan secondo me è una bellissima esperienza. E per rispondere a Maximus, cosa ne penso di The Secret? Secondo me è un album assolutamente di qualità. Come dici tu, ricalca sicuramente un po' lo stile, gli stilemi del passato, quindi un album un po' ruffiano, se così vogliamo dire, molto, abbastanza variegato. Secondo me è un album buono, un album valido. Non è sicuramente un capolavoro, non è un album che rimarrà, che verrà ricordato in maniera particolare nei decenni a seguire, però è un album sicuramente, secondo me, sicuramente buono. Ha diviso abbastanza i fan, ma neanche troppo, nel senso che ci sono alcuni fan che proprio lo detestano e sparano a zero. Ci sono alcuni fan che lo amano, ma c'è una stragrande maggioranza che lo reputa un album perlomeno sufficiente o discretamente sufficiente. Quindi nel complesso ha avuto un responso medio buono. Attenzione, abbiamo ancora delle domande interessanti. Sempre per parlare della timidezza di Eric, possiamo accennare lo scandalo dietro Samba di Outer? Sì, molto interessante. Samba di Outer, che quindi tradotto letteralmente vuol dire qualcuno là fuori, qualcun altro, no? Tratta di una vera esperienza drammatica, vorrei dire, accaduta ad Eric, non solo una volta, ma sarà poi anche di nuovo ripetuta fine anni 90, primi anni 2000. Praticamente proprio perché il project non aveva un'immagine, cioè nel senso che non facevano live, rilasciavano un numero discretamente scarso di interviste, nei pochi video che facevano loro non apparivano mai, non c'era una copertura mediatica vasta sul project, e questo da un lato è andato a discapito, dall'altro invece è stata un'arma vincente, perché ha creato un'aura di mistero attorno al project che proprio ha determinato, secondo me, anche il successo, tutto il misticismo, la curiosità che si è venuta a creare dietro al project. E, ripeto, proprio perché comunque pochi conoscevano le facce del project, e i più comunque conoscevano quella di Alan, ma Eric proprio era una faccia che quasi nessuno conosceva, e qualcuno si divertiva in quella prima metà degli anni 80 per spacciarsi per Eric Woolson dell'Alan Parsons Project, e quindi concedeva a pagamento delle interviste per i giornali musicali, per le radio, e concedeva favori, o meglio, villantava promessi favori in cambio di denaro, in cambio di e Eric si trovava in difficoltà. Certe volte, cioè, Eric veniva accusato e lì per lì subito non capiva perché di avere fatto certe cose, dette certe cose, garantite certi favori, poi non mantenuti, ottenuti dei soldi in cambio di qualcosa mai dato, finché a un certo punto ha scoperto che c'era davvero una persona che si spacciava per lui, che venne anche arrestata e condannata, ci fu un processo, e a dimostrazione di come negli anni non è cambiato molto, quindi Eric purtroppo, o per fortuna, c'è da vedere, è sempre rimasto un personaggio nell'ombra, come ho detto un attimo fa, l'esperienza a distanza di 15 anni si è ripetuta, di nuovo con qualcuno che si spacciava per Eric Woolson dell'Alan Parsons Project, di nuovo arrestato, rintracciato, arrestato, condannato. E quindi il tema di Samba di Outer tratta proprio di questa confusione mentale di Eric, che a un certo punto sarà anche quasi arrivato a dubitare di se stesso, no? Esatto. Molto, molto interessante, sì. E dopo un'ultima cosa, secondo me i live di Alan sono delle grandissime trovate per chi vorrebbe andare ad un suo ormai purtroppo live. Sì, certo. No, le esperienze live secondo me sono bellissime, perché condividere con altri appassionati
un'emozione particolare, tanto più che noi amanti del progetto ci siamo sempre un po' tutti sentiti delle isole in mezzo a un mare, no? Quindi condividere con 3.000-4.000 persone è sempre un'esperienza bellissima. Parere diverso riservo invece per appunto ascoltarsi le esibizioni live registrate su disco, che ben lontane comunque per forza di cose sono dalla perfezione sonora degli album in studio. Esatto, cioè ci siamo stati anche abituati a una perfezione sonora che ovviamente nel live, nel senso, non puoi raggiungere, e dove prediligi comunque l'emozione, il coinvolgimento alla mera e perfetta esecuzione. Sì, su disco non è vero, come dicevo io, anche quel live in Sud America che ho, l'ho comprato ovviamente per collezionismo, ma non mi ricordo il tempo di averlo ascoltato tutto. Ho ascoltato dei pezzi, un paio di facciate del vinile, ma non di più. Va bene, io direi che di gente ce n'è ancora tanta, Francesco, però direi che è ora di chiudere il sipario, secondo me, sulla prima puntata. Cosa dici? Mi concedi 2 minuti su Eric, nel senso che siamo arrivati all'attualità di Alan, addirittura annunciando che ci sarà la pubblicazione a breve di un album live con DVD live, eccetera. E vorrei dire 2 parole sulla carriera solista di Eric. Quindi dopo Freudiana, dopo la bancarotta, Eric comunque riesce a risollevarsi perché era un mago del management, e quindi riesce a risollevarsi e si butta sul campo del musical, in gran parte ripescando un po' tematiche e anche brani del passato, arricchendoli con brani nuovi. Quindi esce Gaudì Musical, che ebbe un grande successo soprattutto in Germania, Gambler, un altro musical sempre di grandissimo successo in Germania e anche in Asia, e poi esce Po, un altro album che uscirà sia come versione musical che come versione album di studio, quindi un po' un ritorno di Alan dopo Freudiana, quindi a distanza di molti anni, a un album che pretende e vuole esistere a sé stante come album di studio, oltre che in parallelo quindi al musical. E poi Eric scrive per un altro musical che rimane non pubblicato, che è Dancing Shadows, e poi purtroppo nel 2009 Eric perde la sua battaglia contro il tumore, e improvvisamente dall'oggi al domani, perlomeno per noi fan, per tantissimi fan, ci dà l'addio come un fulmine a ciel sereno, ancora in pienissima attività, ancora lui stesso 2 giorni prima scriveva su Facebook aggiornamenti sulle registrazioni in studio, e invece Eric il 2 dicembre del 2009 ci lascia. Alan andrà al suo funerale, si trovava in Europa per un tour al Night of the Proms, quindi prende l'aereo con la moglie e va a Glasgow al funerale, e l'eredità di Eric però resta in tantissimi album che rimarranno immortali come lui. Esatto. Vogliamo chiudere con un'ultima domanda, cosa dici? Volentieri, volentieri. Che chiede Max sempre: Francesco, Fabio, eravate al Live Club al Frontiers Rock Festival, come vi è sembrato lo show? No, io non c'ero, tu c'eri, Francesco? Io c'ero, mi è sembrato abbastanza fuori luogo, nel senso che proporre Alan in un contesto così mi è sembrato abbastanza fuori luogo. Lo spettacolo in sé mi è sembrato discretamente valido, discretamente buono. Ha fatto un set ridotto Alan a più o meno 90 minuti scarsi contro le 2 ore sue abituali, meno di 90 minuti. Ho molto apprezzato il chitarrista che ascoltavo per la prima volta live, che era il nuovo chitarrista che io non avevo ancora ascoltato nei precedenti tour, e di cui adesso mi sfugge un attimo il nome, però mi verrà in mente. Ottimo chitarrista,
non mi è sembrato, un buon live, non il migliore dei suoi che ho ascoltato, forse anche per l'acustica, per l'ambientazione, però sicuramente Parsons in un contesto decisamente più metal, mi è sembrato un po' fuori luogo. Resta il fatto però, come questa trasmissione dimostra, la trasversalità, la magica trasversalità dell'Alan Parsons Project, che potrebbe essere ospitato in una trasmissione dalla musica classica all'hard rock, al progressive, al pop. Questa è la magia dell'Alan Parsons Project. Esatto, e giustamente lasciandoci dell'Alan Parsons Project What Never Was in ricordo, Eric. Sì, è un album che ha ancora fatto Eric come suo ultimo album, che proprio nel 2009, pochi mesi prima che mancasse, dove lui finalmente ritorna a cantare completamente tutti i brani, ripescando o brani dei suoi ultimi album o brani rimasti mai pubblicati. Io dico finalmente per chi lo ama svisceratamente come me. Ovviamente la sua voce, soprattutto in questi ultimi anni, soprattutto senza la magia in studio di Alan, non sempre è all'altezza. La stessa produzione dei brani non sempre è all'altezza. Però per chi ama Alan e Eric, chi ha Eric nelle vene come me e tanti altri, non può non commuoversi con quell'album lì, che dove sembra quasi un ultimo regalo che Eric ha voluto fare ai fan. Invece era dovuto essere il primo di una serie di almeno 4 album composti in quella maniera lì, che vedevano Eric ritornare a cantare. Perfetto, perfetto. Io, Francesco, direi che chiuderei qua, come dice anche Rig, buonanotte e grazie. Io voglio solo prima di tutto ringraziarti, perché veramente hai aperto veramente il mondo degli Alan Parsons Project a tutti, anche a chi magari ascolta metal, anche a chi magari non ne ha mai sentito parlare, e abbiamo visto anche i giovani che si appassionano ancora alla musica del project, e quindi ti ringrazio molto per la tua disponibilità, essere stati con noi qua stasera. Ovviamente vi ricordo che i due libri di Francesco che vi abbiamo fatto vedere prima, L'occhio nel cielo e La via sull'ammoniaca, mi ricordi, sono disponibili su Amazon, vero? Sì, entrambi sono disponibili su Amazon, e sul viale dell'ammoniaca è anche disponibile direttamente da me, quindi se qualcuno ha piacere di magari prenderlo con una dedica, piuttosto che regalarlo a qualcun altro, a un appassionato con dedica dell'autore, può contattarmi in privato e io sarò più che felice di spedirlo. Quindi, come vedete, come ho fatto con te. E guarda, sono io, Fabio, che ti ringrazio te per l'ospitalità, che ringrazio tutti gli ascoltatori. Per me, come credo si sia visto, la passione è tanta, e per me parlare del project è proprio linfa vitale che mi rinfranca dal logorio della vita quotidiana. Quindi, quando vuoi, se vorrai, sarò felice di essere ancora tuo ospite. Ti ringrazio, vi ringrazio tutti per l'ospitalità. È stato un vero piacere. Allora cercheremo magari di insieme, ci sentiamo e vediamo di abbozzare un'idea per un'altra serata, magari anche sulle copertine, come dicevi, sulla simbologia delle copertine, o magari andiamo a sviscerare qualche testo. Dopo ci penseremo, qualcosa da proporre di interessante sicuramente. Io vi saluto e vi ricordo che la prossima puntata del talk show, che verrà pubblicizzata a breve, non diciamo ancora gli ospiti, ma saranno due, saranno molto diversi fra di loro, ma accomunati da questo personaggio. Questa volta andiamo nella letteratura Sword and Sorcery, andiamo nel fantasy, e parleremo di Elric di Melniboné e di tutta l'unione fra gli amanti del metal che hanno scritto canzoni e testi su Elric e chi mangia pane e Sword and Sorcery tutti i giorni. Quindi speriamo, Francesco, se ci seguirai, se magari ti incuriosisce Elric o non l'hai mai letto,
di scoprire il campione eterno, quello che viene chiamato il campione eterno. E noi ci salutiamo, chiudi pure tu, che così finiamo, che ti ho fatto parlare per 2 ore e un quarto, così puoi chiudere in bellezza. No, niente, oltre che un ringraziamento, posso solo dire lunga vita al project, e credo che ce l'avrà sicuramente, perché è palese sotto gli occhi di tutti che comunque rimarrà nei decenni, negli anni, come aveva pronosticato lo stesso Wulfson, la musica classica per il futuro. Le generazioni future probabilmente guarderanno l'Alan Parsons Project come al rock classico, come la musica classica degli anni 70, 80, e come un esempio, comunque una matrice da seguire. Lunga vita al Project. Lunga vita al Project. Ciao a tutti ragazzi e buonanotte.